i nostri colleghi. No, io parlavo, parlavo di Mitrokhin e del... Sì. E dei rapporti fra l'Italia e l'ex Unione Sovietica. Per quanto invece riguarda Scaramella, secondo me, che è un personaggio molto affascinante, di cui ci saranno forse anche 150 pagine depositate, in il cui curriculum di 150 pagine è depositato in commissione, e però tutti quelli che hanno provato, gli ultimi sono stati i giornalisti del Mail on Sunday, di fare delle verifiche su alcuni passaggi del suo curriculum, hanno soltanto trovato gente che non lo conosceva e gente che invece lui asseriva di conoscere. Per quanto riguarda la ICCP, la sua agenzia di prevenzione del crimine, contro il crimine ambientale, non è conosciuta né da Greenpeace né dalla, dalla EIA. Vabbè, sono le due principali agenzie mondiali che si occupano della protezione ambientale, sono Greenpeace e la EIA. Chieda alle Nazioni Unite. È una compagnia che ha lavorato e lavora con le Nazioni Unite, singoli stati, enti, sì, università. Che c'entra Greenpeace? Scusi, no, io sto dicendo semplicemente, sto semplicemente riportando di gente che ha cercato di verificare le come dire, gli accrediti che Scaramella vanta. Nessuno ha trovato dei riscontri. Io spero che l'autorità giudiziaria se ne occupi e del curioso personaggio Scaramella si riesca ad avere finalmente un profilo più definito. Tutto qua. Oltre che di Scaramella, con tutto il rispetto, a noi ci interessa di vedere la fondatezza, sì. Perché o le cose sono vere o sono calunnie di dimensioni abbastanza. Non c'è nulla da fare. Prego. Non è vero che non c'è nulla da fare, che dobbiamo rassegnarci a non sapere. Io, se posso dire un momento. Ecco, un momento solo, scusi, per completare il cerchio, poi arriviamo ad una conclusione anche da parte nostra. Avete sentito la cosa, qui veramente i libri di Le Carré sembrano delle cose da educande al confronto. Comincia a morire diversa gente, insomma, in questa vicenda. Perché Roberto Arditti ci ricorda che cosa è successo, oltre che al colonnello Litvinenko, anche ad altri dirigenti del mitico KGB, che insomma se la sono passata piuttosto male negli ultimi tempi. Vediamo. È il 24 novembre, il giorno dopo la morte di Aleksandr Litvinenko. Yegar Gaidar, ex primo ministro russo, si trova a Dublino per una conferenza. Improvvisamente si sente male, inizia a vomitare sangue. I medici irlandesi lo ricoverano, ma non trovano nulla di anormale e diagnosticano una gastroenterite. Gaidar torna in Russia, ma proprio oggi arriva una notizia inquietante. I medici moscoviti affermano che i sintomi di cui soffre Gaidar non sono riconducibili a nessuna malattia conosciuta. La famiglia da giorni dice l'hanno avvelenato. Potrebbe essere l'ultimo caso di una lista sempre più lunga di personalità russe che negli ultimi anni sono morte o si sono ammalate in circostanze sospette. Possiamo citare Ivan Kivielidi, presidente della Ross Business Bank, morto nel 95 per un repentino collasso degli organi interni. Qualcuno ha spalmato sui telefoni dell'ufficio una sostanza nociva, ma lo si scopre solo alcuni giorni dopo, quando muore anche la sua segretaria. Oppure Yuri Shekochin, giornalista e deputato, famoso per le sue inchieste contro la corruzione. Muore in ospedale nel 2003 senza una certezza scientifica di avvelenamento, ma i sintomi erano molto chiari. E ancora Ivan Rybkin, già presidente del Parlamento e candidato nel 2004 alle elezioni presidenziali. Durante un viaggio a Kiev mangia dei panini probabilmente avvelenati, si sente male e sparisce di scena. In pochi giorni rinuncia alla candidatura e si rifugia a Londra, dove vive anche il suo amico e magnate Berezovsky, avversario dichiarato di Putin. C'è poi il caso forse più famoso, quello dell'attuale presidente dell'Ucraina, Viktor Yushchenko. 2 anni fa, nel corso della campagna elettorale, si ritrova con il volto devastato dopo un presunto avvelenamento in Austria. Vince le elezioni, ma il giallo è rimasto irrisolto.
A volte gli avvelenamenti vengono comunicati ufficialmente, come nel caso del terrorista islamico Ibn al-Khattab. Un portavoce dell'FSB, il servizio segreto russo, ne comunica nel 2002 l'eliminazione per mezzo di una lettera avvelenata. Nei dintorni dei servizi segreti russi non si muore di solo veleno, però. L'anno scorso il generale Anatoly Trofimov, già vice capo dell'FSB, è stato ammazzato insieme alla moglie a colpi di fucile. Come vedete, insomma, gli elementi di inquietudine non... Aveva ragione Scaramella a proposito quando ha detto che era la polizia provinciale a fare i sequestri. Adesso si è chiarito. La polizia provinciale è, che è quella che si occupa dei problemi dei rifiuti urbani. È intervenuta su mandato della Procura di Napoli nell'abitazione degli uffici di Scaramella. È stata motivata come una perquisizione fatta nell'ambito di un'inchiesta sui rifiuti. Le guardie provinciali hanno perquisito l'abitazione, un ufficio di Scaramella e tre uffici, dunque a Napoli, abitazione a Napoli e un ufficio a Napoli e poi tre uffici, Torre del Greco, Marigliano e San Sebastiano, con i quali Scaramella ha avuto rapporti di lavoro. Ne dice l'Ansa che sono stati rilevati soltanto carteggi, se li sono presi e li hanno portati alla Procura di Napoli. Allora, in conclusione, che cosa c'è da fare oggi? Onorevole Brutti? Ma noi abbiamo alcune indagini giudiziarie che sono in corso e là si possono accertare alcune delle verità relative a questa vicenda. Abbiamo una indagine amministrativa che è stata disposta dal Ministro dell'Interno sull'operato di appartenenti alle forze di polizia che in vario modo hanno avuto occasione di collaborare con la commissione Mitrokhin. Io credo che il Consiglio Superiore della Magistratura si debba occupare anche dell'attività svolta da magistrati che collaboravano con la commissione Mitrokhin. È assai singolare il ruolo svolto dall'ex procuratore della Repubblica di Napoli, Cordova, estensore di una denuncia cervellotica e priva di fondamento nei confronti di D'Alema e di Prodi. E poi io credo che il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi debba sviluppare un'attività che ha già incominciato in questi giorni, perché mentre succedevano questi fatti, mentre si svolgeva una sorta di attività di intelligence da parte di alcuni consulenti della Commissione Mitrokhin, volta a raccogliere informazioni contro gli avversari politici del centrodestra, i servizi di informazione e sicurezza italiani cosa facevano? Dove erano? Di fronte a queste attività illegittime, qual è stato il ruolo, qual è l'atteggiamento dei servizi di intelligence? Ma le interessa, immagino, sapere se le voci che sono state messe in giro sono calunniose, questa mi pare la cosa più importante. Insomma, sì, no? A me interessa che sia dimostrato chiaramente all'opinione pubblica ciò di cui io sono convinto, che si tratta di informazioni tutte prive, un po' come quelle della Commissione Telecom Serbia, con una differenza, che la Commissione Telecom Serbia per una serie di vicende è arrivata sulle prime pagine dei giornali, si accusavano i dirigenti del centro-sinistra di aver avuto tangenti, dopodiché grazie al lavoro della magistratura, ecco perché la verità si può accertare, esistono le istituzioni in questo paese, grazie al lavoro della magistratura si è accertato che erano tutte fandonie, tutte calunnie, tutte balle. Mi scusi onorevole Brutti, ieri in questo studio il senatore Schifani, che è presidente dei senatori di Forza Italia, ha detto che il suo partito è assolutamente favorevole a togliere il segreto a tutti gli atti della commissione Mitrokhin. Lei? Ma non c'è nessuna ragione, bisogna vedere se ci sono posizioni personali da garantire di persone non pubbliche, di personalità non pubbliche, lì avrei un'attenzione maggiore, però per il resto, togliendo il segreto, ci sono delle note dell'ufficio affari riservati degli anni 60, inizio anni 70, che riguardano dirigenti del centro-sinistra che allora erano ragazzini, sono accluse agli atti della commissione Mitrokhin. È interessante. Cioè lei teme che io mi preoccupo di persone che non hanno un ruolo pubblico, che non possono difendersi, siccome spesso si tratta di note poliziesche prive di qualsiasi fondamento. E per tutte quelle che hanno un ruolo pubblico lei invece è favorevole? Io sì, io sono favorevole. Sì. Lei, senatore? No, e c'è anche un altro aspetto che è venuto fuori durante la commissione, cioè la constatazione che sulla strage della stazione di Bologna è stata immediatamente archiviata una pista che invece andava assolutamente seguita. Quale? È la pista di un terrorista tedesco che era schedatissimo, che ha dormito
la notte precedente ed è schedato nell'albergo e do infatti poi la commissione credo che abbia mandato, poi sono venuti quelli dei servizi della procura e mi auguro che riprendano a esaminare questo caso, perché è stata la cosa più concreta, direi, di tutti i nostri lavori. Tutto ciò che può contribuire all'accertamento della verità.